sedicesima edizione di Newspaper Game. 600 scuole, 70.000 studenti, 4 istituti scolastici premiati, coinvolti molti sponsor. La Regione, il CIPA, Acciaierie di Sicilia, le Cirque du Soleil. Ecco tutti i numeri del gioco del giornalismo lanciato dalla brillante redazione della Sicilia Multimedia con il suo amministratore unico, la dottoressa Angela Ciancio. Un gioco dove nessuno perde a vincere l'entusiasmo dei partecipanti. Lo sa bene Salvo La Rosa che con la premiazione di ieri pomeriggio al Teatro ABC ha festeggiato 16 anni con NG, ma 16, ha ricordato il giornalista, è soprattutto l'età di una ragazza di nome Melissa. Una ragazza che guarda caso aveva proprio 16 anni, tanti quanti ne ha Newspaper Game, per cui una ragazza piena di vita, piena di sogni, che purtroppo è stata uccisa da una mano ancora misteriosa, ma sicuramente una mano criminale e violenta. Emozionato come sempre il direttore della Sicilia Mario Ciancio, anche lui ha qualcosa da festeggiare in compagnia di questa speciale platea, con anticipo i suoi 80 anni. Web, TV, carta stampata, i ragazzi si sono cimentati con tutti i canali comunicativi e quello che è venuto fuori sono prove d'autore, con spiccato senso critico. C'è una premura, una fretta di dare le notizie e spesso vengono adoperate e viene a influenzare la vita delle persone. Così i nostri rappresentanti politici e istituzionali rispondono a sogni e dubbi dei giornalisti in erba. Dico ragazzi studiate, lo studio è un sacrificio, senza sacrifici non si raggiungono risultati, ma attraverso lo studio, attraverso la formazione c'è la possibilità che si superino le prove che poi la vita ti dà, che il mondo del lavoro ti dà. Da un pubblico di giovanissimi a giovanissimi artisti, figlio d'arte, dice qualcosa questo nome, Brando Madonia e BDL, rivelazione dell'ultimo Sanremo. E mio padre non mi ha mai spinto a fare nulla, mi ha sempre lasciato libero, anzi scherzando dice, quando si è reso conto che sono entrato nel mondo della musica, gli ho rovinato la vita pure a lui. Una serata tra amici. Ti ricorda qualcosa questo clima? Diciamo che, ma sai, mi ricorda una parte di percorso che ha fatto parte anche di amici, nel senso che poi il pubblico è sempre abbastanza variegato, però ovviamente i più giovani sono sempre quelli che si fanno sentire di più. E l'appuntamento è su Antenna Sicilia sabato alle 20.50 e su Telecolor domenica 27 alle 20.45.